volare. Oh, cantare. Oh, nel ma che successo ha avuto con questa canzone del blu dipinto di blu? Domenico Modugno, il personaggio del giorno, lui che diceva: il mio piatto preferito è quello pieno, qualsiasi cosa ci sia dentro purché ci sia da mangiare. Continuiamo a parlare di Domenico Modugno con Maria Grazia Innecco. Che rapporto c'è tra Domenico Modugno e la Sicilia? Benvenuta Maria Grazia. Ma ciao, che bello sentire le note di volare iniziare così, perché ti porta dentro un'atmosfera incredibile. Oltretutto devo partire dicendo una cosa personale. La mia mamma e il mio papà mi raccontavano che quando ero piccolissima, ma proprio in culla, andava tanto questa canzone, questo volare, e io ogni volta che la sentivo mi mettevo a piangere, e loro non hanno mai capito se fosse un fastidio quello che provavo, oppure se volevo in quel modo manifestare la mia gioia. Non so i neonati come si comportano esattamente, è difficile capirlo. Comunque sono nata e cresciuta sulle note di questa meravigliosa canzone che aveva tanto fatto. E continua a piangere quando ascolti le canzoni? No, però mi vengono i brividoni. Addirittura. Trovo che sia molto emozionante come concetto, così come è molto emozionante tutta la storia di quest'uomo. Sai che a me piace guardare le persone un po' dal di dentro, no? Le volte un po' sotto sopra. Allora, questa frase con cui hai esordito sulle note di volare è indicativa di una sua forte determinazione, ma nello stesso tempo, quindi, voleva sì arrivare a forse esprimere la sua arte, la sua natura, che era fondamentalmente, prima ancora che cantante, quello di essere attore, perché lui voleva essere attore, ma significa anche una positività, un ottimismo, perché alla fine chi gliene importava di cosa mangiava, l'importante è che il piatto fosse pieno di qualsiasi cosa. Lui all'inizio, quando si allontanò dalla Puglia, perché ricordiamoci che non era siciliano, anche se è nato a Polignano a Mare, tra l'altro. Esatto, è trasferito prestissimo a 7 anni, suo papà era un comandante della polizia locale, a San Pietro Vernotico, che è in provincia di Brindisi, dove chissà per quale strana cosa, motivazione, si parla un dialetto che è in tutto e per tutto simile a quello siciliano. Lo stesso modo di usare proprio le parole, probabilmente c'è stata qualche mescolanza in passato tra popolazioni brindisine e sanpietrine, soprattutto perché se si va via di 4-5 chilometri già cambia il dialetto. Questa cosa ha fatto sì che lui non abbia avuto nessun problema a farsi anche credere siciliano. Sì. E quando poi gli hanno detto: perché hai detto sta bugia? Allora la risposta che ha dato era una risposta in realtà che aveva imparato da Vittorio De Sica, che sosteneva che quelle di un artista non sono mai bugie, bensì altre verità. Ecco, bellissimo. Anche, io avrei detto anche che ero giapponese se ci fosse stato bisogno. In quel oggi momento si chiamano fake news. Ma a fin di ottenere a fin di bene, nel senso di ottenere poi, se gli consigliavano di spacciarsi per il siciliano, di cantare le canzoni siciliane, eccetera, eccetera, lui faceva più che volentieri. Poi, tra l'altro, lui cantava in tutti i posti, dove si trovava, cantava per farsi vedere, perché poi aveva questa grande passione della canzone. E secondo i dati riportati alla SIAE, Maria Grazia, forse tu non lo sai, nel blu dipinto di blu è stata la canzone italiana più eseguita al mondo dal 1958 ad oggi. Attenzione. E Gianni Dorelli, che ha dovuto lui, Domenico Modugno, mandare a calci nel sedere letteralmente sul palcoscenico di quel Sanremo, perché gli era presa una crisi di panico mostruosa, non voleva andare a cantare, ha goduto anche lui di questo successo grandissimo, perché era il suo partner, perché era stata una delle prime, credo, volte che a Sanremo l'autore di una canzone, lui l'aveva scritta col suo amico Franco Migliacci,
oggi, di una canzone, che l'autore di una canzone poteva andare a presentarla e interpretarla in prima persona. Sì. Quante cose ci sono da belle, proprio belle, interessanti nella sua vita, e io consiglio ai nostri amici di guardare un bellissimo sceneggiato prodotto dalla RAI che si intitola proprio La grande storia di Domenico Modugno, fatto recentemente su RAI Play con Beppe Fiorello, un Beppe Fiorello fantastico, oltretutto che a guardarlo... Tra l'altro con la giacca originale di Domenico Modugno. Sì, si dice, sì, almeno, quella, non so se è leggenda. Con i bandoni, con i revers di raso azzurri, sì. Bellissimo. E in più c'è una brava Kasia Smutniak, che è molto bella, molto brava, che interpreta questa donna favolosa, che con questa Franca Gandolfi, che era anche lei un'artista, che ha sposato per grande amore, perché comunque si sono innamorati quando facevano entrambi la scuola di cinema sperimentale di Cinecittà, c'era anche Giulia Lazzarini con loro, c'era Carlo Giuffrè, hanno avuto come insegnanti Blasetti e Rossellini, perché non dimentichiamoci che lui aveva in animo di diventare attore e ha anche recitato, perché ha fatto del Cyrano di Bergerac, ha recitato l'opera da tre soldi di Bertolt Brecht con Milva, il piccolo di Milano, quindi molto eclettico. Ma alla fine la canzone l'ha preso, tant'è che quando ha vinto il Festival di Sanremo ha detto: aia, mi sa che qua mi toccherà cantare tutta la vita. E così è stato. Sicuramente un grande personaggio italiano legato alla nostra Sicilia. Ci fermiamo un attimo, andiamo ad ascoltare Meraviglioso, una pillola, e poi i saluti con Maria Grazia Innecco. Sì, Domenico Modugno. Sì, volentieri. È vero, credetemi, accaduto di notte su di un ponte, guardavo l'acqua scura con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi portò via dicendomi: così. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, meraviglioso. Perfino il tuo dolore potrà apparire poi meraviglioso, ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Tu dici: non ho niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore. Meraviglioso. Eh sì, altra canzone straordinaria di Domenico Modugno. Domenico Modugno che fece anche politica negli anni 90, mi sembra, è stato eletto consigliere comunale ad Agrigento, tra l'altro fece una battaglia insieme a Enzo Tortora e Marco Pannella. Questo forse è il lato oscuro della sua carriera. Chi è cantante deve fare il cantante, Maria Grazia. Ma sai, sì, effettivamente, però l'avranno trascinato, magari l'avranno convinto, forse, chissà, le decisioni che si prendono non sempre sono quelle giuste. Io volevo chiudere con un'altra piccola, un'altra canzone che ci mette i brividi, che è Vecchio Frac. L'abbiamo ascoltato prima. Ecco, e questa è una canzone che lui ha dedicato a una persona vera, che era marito di Olga Villi, una indossatrice vedetto del teatro, della rivista dell'epoca, che l'aveva preso a benvolere da subito, ragazzo appena arrivato a Roma, ospite ancora di questa casa di religiosi, perché aveva finto di andare a Roma per un anno santo, ma in realtà gli interessava fare questo concorso appunto per entrare alla scuola di cinematografia. E questa Olga Villi, bellissima, era sposata da poco
di questo si era sposata con Raimondo Lancia di Trebia, che era un discendente della famiglia, e questo principe molto strano, molto bello, molto silenzioso e forse un po' depresso, tant'è che poi dopo un anno di matrimonio con questa fantastica donna si suicidò. E la cosa colpì molto Domenico Modugno, che aveva comunque una sensibilità forte, era una persona veramente buona d'animo, tant'è che i suoi amici sono rimasti tali tutta la vita, e gli dedicò questa canzone molto dolce. Non è vero in realtà che vide galleggiare nulla, cioè una sua invenzione per addolcire questa morte che invece fu più così prosaica. E quindi bellissimo ristudiarmelo per questa puntata di Ombre e Misteri di Sicilia, mi ha riportato veramente anche all'infanzia, questa dolcezza che induce Domenico Modugno con le sue canzoni e ci fa un po' dimenticare i lati oscuri, infatti, che ha avuto anche lui. Tra l'altro morì in Sicilia, a Lampedusa, il 6 agosto del 94 a causa di un infarto, era giovanissimo, 66 infarto, anni. E anche quello è un oscuro lato, perché litigò molto con le persone del WWF che ce l'avevano a morte, perché si era comprato oltretutto legalmente questa bellissima villa sulla spiaggia, appena sopra la spiaggia dei Conigli, che ho visto oltretutto, perché è ancora lì la villa, non so di chi sia in questo momento, e quindi del WWF ce l'avevano con lui, perché si era permesso di andare a abitare un posto dove dovevano andare a nidificare le tartarughe. Insomma, sembrava che tutto si fosse appianato, tanto che l'avevano invitato come testimone per il momento della chiusa delle uova, quando proteggeva nel passaggio delle tartarughe per andare verso il mare, tartarughine piccoline. E che cosa successe invece? Che siccome la cosa venne data alle stampe, quel giorno ci fu una ressa su quella spiaggia e il responsabile dell'UF ritennero responsabile lui di questa ressa. Ci fu un diverbio pazzesco che sfociò in un malore, lui morì dopo 2 ore da questa cosa, ne parlo anche nel libro del Giro di Sicilia, perché questa è stata proprio una chiusura brutta, secondo me, di una vita comunque dedicata alla Sicilia, all'arte, alla canzone, alla bellezza. Bellissima una delle sue ultime interpretazioni dal titolo del figlio, la canzone insieme al figlio, dal Maurizio Costanzo Show, veramente sì, da pelle d'oca, da pelle d'oca. Da seduto, perché ormai non, da seduto perché non ce la faceva più. Sì. Infatti. Va bene, grandi personaggi che hanno un legame molto forte con la terra più bella del mondo, la Sicilia. Grazie Maria Grazia Innecco, che ha voluto parlare di Domenico Modugno qui a Momenti in Radio. Ci risentiamo la prossima settimana per scoprire altri personaggi, altre storie della nostra meravigliosa isola. Ciao Maria Grazia. Grazie, ciao Francesco. Dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice.